Salve a tutti, ben trovati in questa seconda parte del tutorial di come realizzare una tettoia senza attrezzatura. Le immagini che state vedendo riguardano quello che vi ho mostrato nella prima parte di questo tutorial. In particolare mi avete visto acquistare il legno e mi avete visto anche come l'ho lavorato con attrezzi rudimentali. Per cui consiglio a tutti coloro che non hanno visto la prima parte di andarla a guardare. La troveranno alla fine di questo video oppure in descrizione. Ma se preferiscono, questa prima parte la possono trovare anche direttamente nel mio canale. Allora, come avete visto, gli elementi che compongono la tettoia sono stati realizzati nella prima parte del tutorial. In questa seconda parte vi mostrerò invece come assemblare il tutto. Prima di assemblare, ovviamente, dobbiamo creare un incastro su questo pezzo da 66 cm. Quello che vi sto mostrando è molto intuitivo, per cui non ci saranno commenti in quanto è tutto molto facile. Sicuramente l'elemento potrebbe non entrare in questa apertura che abbiamo creato. Beh, allora useremo la raspa per allargare un po'. Mi raccomando, cerchiamo di fare un incastro abbastanza preciso. Dopo averlo fatto andremo a rimuovere tutto il legno che sporge nella parte sottostante. Quindi a questo scopo prenderemo una penna e andremo a tracciare nella parte sottostante. Ecco, in questo modo. Bene, questo è tutto legno in più che dobbiamo rimuovere. Ecco qua. Dobbiamo tagliare in questo punto. La lavorazione è quasi completata. Ora dobbiamo eliminare il legno in eccesso che si trova sul pezzo da 66 cm, ecco in questo punto. Dopo aver segnato con una penna, andremo a rimuovere il materiale in eccesso in questo modo. Ora possiamo assemblare i pezzi per vedere se va tutto bene. A questo scopo vi consiglio di acquistare delle viti per legno con la testa svasata. Questa che vi sto mostrando ha un diametro da 8 mm ed è lunga 140. Ovviamente dobbiamo fare prima un foro, per cui ci dobbiamo procurare una punta da 4,5 mm di diametro. Eccola qua. Deve essere anche abbastanza lunga in modo da poter forare entrambi i pezzi di legno. Infatti quella che vi sto mostrando ha una lunghezza di 150 mm. Ok, procediamo a forare. Ora fate attenzione che nel foro di questo pezzo di legno la vite non si deve avvitare, ossia deve essere passante. Per fare questo dobbiamo allargarlo questo foro, per cui passerò prima questa punta da 7 mm di diametro. Eccola qua. Poi dopo passerò quest'altra invece che è da 9 mm di diametro. Molto semplice. Ok, incomincerò con quella da 7.
posso passare anche quella da 9 mm. Adesso vi consiglio di svasare un pochettino l'ingresso del foro passando anche una punta da 13 mm. Giusto un pochino, eh? Bene, come vedete la vite che ha uno spessore da 8 mm ora sarà passante in questo foro invece che ha una larghezza da 9 mm ed è proprio quello che desideravo. Adesso vi consiglio di fare molta attenzione quando inseriamo la vite. Prima di avvitare dobbiamo centrare il foro che sta sotto. Eccolo qua, in questo modo. Bene, fatto questo possiamo anche avvitarla. Adesso possiamo realizzare anche l'altro foro. Vi consiglio di bloccare i due pezzi di legno usando dei stringenti, in questo modo. Facendo questo siamo sicuri di tenerli ben fermi e di fare il foro nel punto giusto. Anche questo foro, ecco, deve essere passante, ossia la vite non deve avvitarsi. Per cui vado ad allargarlo come già vi ho spiegato, usando prima una punta da 7 mm di spessore. E poi passerò quella da 9, eccola qua. Ora con la punta da 13 svasiamo un pochettino l'ingresso ed abbiamo completato. Ovviamente anche qua prima di avvitare la vite vi consiglio di centrare il foro che sta sotto per evitare di mandarla storta. Ok, ora andrò a fissare la struttura in legno anche in questo punto. Per fare questo mi procuro una barra filettata dal diametro di 6 mm, eccola qua, è lunga 1 metro e l'ho pagata soltanto 1 euro. Prendo la misura della lunghezza che mi serve e ci metto un po' di carta gommata e vado a tagliarla. Per forare useremo una punta da 7 mm di spessore perché la barra filettata che ho tagliato ha un diametro da 6. In questo modo ovviamente questa barra sarà perfettamente passante nel foro. Introduciamo subito la prima barra nel foro che abbiamo fatto e poi procediamo a fare anche il secondo foro. In questo modo siamo sicuri che non si sposterà nulla.
Se per caso gli elementi non coincidono in questi punti qua, eccoli qua, 1, 2 e 3, allora vi consiglio di allargare i fori evidenziati dai cerchi gialli che vi ho messo. In questo modo possiamo giostrare meglio con i pezzi per cercare di far combaciare il tutto. Infatti, ora vi mostro come fare. Quindi toglieremo le due viti e andremo ad allargare questi due fori, eccoli qua, usando una punta di 1 mm più spessa e faremo in questo modo, la passeremo all'interno dei fori. Anche qua faremo la stessa cosa, allarghiamo un pochettino i fori, quindi togliamo un perno alla volta e passeremo una punta di 1 mm più grande, in questo modo. Una volta che abbiamo allargato questo foro, inseriamo il perno o la barra filettata, come la volete chiamare, ecco, e poi andremo a estrarre anche l'altra piccola barra, eppure qua andremo a passare la punta di 1 mm più grande. Molto semplice. Una volta allargati tutti i fori, abbiamo una maggiore possibilità di giostrare con i pezzi per farli aderire meglio. Comunque vi consiglio di essere molto precisi quando taglierete gli elementi in legno, in modo da evitare di fare questa fastidiosa manovra. Bene, una volta che ci siamo sincerati che la struttura in legno va bene e che tutti i pezzi combaciano perfettamente, beh, allora vi consiglio di smontare da capo tutto e di tinteggiare ogni singolo elemento separatamente. Ovviamente, prima di tinteggiare, vi consiglio di fare anche i fori per fissarla al muro. Poiché userò dei tasselli da 10 mm per fissarla, beh, allora farò dei fori con questa punta da 12 in modo che i tasselli siano perfettamente passanti nel legno. Questi sono i tasselli che servono per fissare e queste sono le rondelle. Allora, come vi ho detto, hanno un diametro da 10 mm e sono lunghi 140. Questa è la punta con la quale dobbiamo forare il muro. Eccola qua. Anche questa deve avere il diametro da 10 mm. In quanto i tasselli sono da 10. Mi raccomando, acquistate una punta per forare la pietra. Ok, prima di pitturare il legno vi consiglio di installare momentaneamente questi due elementi in legno in modo da inserire già i tasselli nel muro. Dopo che abbiamo inserito i tasselli, rimuoviamo questi pezzi di legno e pittureremo tutto. Ovviamente per installare tutto in modo perfetto vi consiglio di utilizzare una livella a bolla. Bene, ora con una matita andremo a segnare i punti che dobbiamo forare. È sufficiente inserirla nei fori che abbiamo creato nel legno. Ecco fatto, questi sono i punti da forare. Per installare l'altro elemento in modo perfetto, beh, allora come vi ho detto prima, utilizziamo una livella a bolla. Eccola.
l'appoggeremo sui due pezzi e quando saranno perfettamente a livello con una matita prenderemo l'impronta dei fori che dobbiamo creare sul muro. Attenzione carissimi amici, vi consiglio di tagliare la testa del tassello. Eccola, questa è la testa, noterete che è leggermente più grossa, quindi la taglieremo via. Facendo questo poi ci risulterà più facile rimuovere il pezzo di legno per tinteggiarlo. Per cui prenderemo la vite, eccola qua, ci metteremo la rondella. Poi prenderemo il tassello al quale abbiamo tagliato la testa e lo infileremo prima nel pezzo di legno e poi nel muro. Molto semplice. Allora ragazzi, come vedete, i due elementi sono completamente a livello. Bene, ora rimuovo tutto e vado a tinteggiare il legno. Ovviamente, una volta rimosso l'elemento in legno, i tasselli rimangono sulla parete. Ok signori, ora possiamo anche pitturare. Vi consiglio vivamente di mettere un riferimento a ogni singolo elemento in modo da non confondervi nel momento in cui dobbiamo assemblare la struttura. Ricordatevi che questa è una cosa veramente molto ma molto importante. Per pitturare anche qui vorrei darvi un ottimo consiglio. Beh, allora usate questo prodotto, il quale ha una triplice funzione, eccolo qua, ossia fa da otturapori, antitarlo ed è anche protettivo. Una confezione di 2,5 kg costa intorno ai 35 euro, ma ne vale veramente la pena in quanto con una sola cosa ne facciamo tre e quindi risparmiamo un sacco di tempo. Quindi faremo una prima mano e poiché questa vernice ha un tempo di essiccazione molto lungo, la seconda mano la faremo dopo 2-3 giorni. Allora, i tre giorni sono passati, noterete che la pittura si è completamente asciugata, quindi possiamo fare anche la seconda mano. Una volta terminato, vi consiglio di riporre i pezzi in un luogo riparato dalla luce diretta del sole, altrimenti si creano delle bollicine sulla superficie. Bene, gli elementi si sono asciugati, ora possiamo anche installarli. Guardate che bello il risultato finale che abbiamo raggiunto. Come potete notare, questa pittura ha dato un effetto cerato alla superficie. Bene, ora andiamo a rimontare tutti gli elementi per creare la pensilina che voglio mostrarvi in questo tutorial. Mi raccomando, quando inserite questi due perni, eccoli, questi che vi sto mostrando, non stringeteli subito.
dovete prima installare questo pezzo piccolo, ecco qua. Questo perché altrimenti avremo difficoltà ad assemblare tutta la struttura. Ecco, dopo che abbiamo stretto bene queste due viti, poi possiamo andare a stringere i penni che abbiamo inserito prima. Allora, la struttura è stata installata, ora dobbiamo coprirla con queste doghe di abete. Queste qua costano circa a 7 euro al metro quadrato. Ho preferito tagliare queste doghe ad una lunghezza di 132 cm. In questo modo posso posarci sopra un numero di 7 tegole per fila. Ovviamente questa è solo una mia valutazione, però ognuno logicamente può fare un po' come vuole. Per fissare le doghe userò questi chiodini dalla lunghezza di 4 cm. Si vendono a peso e qua a Napoli 200 grammi li pago soltanto 1 euro. Prima di fissarle dovrò centrarle, quindi ovviamente userò un metro per fare questo. Fate attenzione, per inchiodare usate un martello non tanto pesante. Questo per evitare di scardinare la struttura dalla parete. Anzi, addirittura vi consiglio di sostenere questi supporti in legno mettendo una mano sotto nel mentre martellate. Noterete che sulle doghe, ecco, non ho verniciato in quanto vorrei passare un prodotto per impermeabilizzare questa superficie. Per questo scopo userò un prodotto della Mapei che si chiama Mapelastic. Un kit composto da questo contenitore blu di lattice e questo sacco da 25 kg costa intorno ai 70 euro. Con questo kit riusciamo a fare una superficie di 7 metri quadrati. Dunque, se volete vedere come applicare questo prodotto impermeabilizzante, utile anche per proteggere balconi e terrazzi, beh allora vi consiglio di guardare il video che vi metterò alla fine di questo tutorial. Ok,
Per posare le tegole dobbiamo installare questi listelli di abete, i quali ovviamente dovranno avere la stessa lunghezza delle doghe che abbiamo coperto con il mappilastico. Questi listelli hanno uno spessore di 2 cm e una larghezza di 5 cm. Sono lunghi 4 metri e una barra di 4 metri appunto costa soltanto 2 euro. Come molti di voi già sanno, per lavoro io faccio il motorista specializzato e lo faccio sulle navi nel porto di Napoli. Quindi potete ben capire, poiché non sono un professionista di queste tettoie, userò un metodo molto semplice per non sbagliare, per installare questi listelli alla distanza giusta. Infatti, dalle immagini che vi sto mostrando potete notare che sto usando le stesse tegole come distanziatori per ricavare la distanza esatta per posizionare questi listelli. Bene, dopo che mi sono segnato i punti, rimuovo di nuovo le tegole. Ecco, questo è il punto esatto, molto semplice. Queste che sto installando si chiamano tegole portoghesi. Costano molto poco, infatti una la pagherete soltanto 50 centesimi. Vi consiglio di mettere un po' di silicone nei punti in cui dobbiamo avvitare le viti, in modo da evitare infiltrazioni di acqua. Queste sono le viti che userò. Sono lunghe 4,5 cm. Vi consiglio di avvitare queste viti sempre nei punti in cui si trovano i supporti in legno, precisamente nei punti evidenziati dal cerchio giallo, ecco qua ve ne ho messo uno. In questo modo siamo sicuri, anzi siamo certi che le viti non sbucheranno nel lato sottostante della tettoia. Inoltre, dove vi ho messo le frecce gialle, dovete installare due listelli sovrapposti e non uno. Nel video ho fatto un errore. Se non fate questo, l'ultima linea di tegole non sarà allineata con le altre. Mi raccomando, quando poserete le tegole, queste si devono posizionare sui listelli nel modo indicato dai cerchi gialli. Ecco, questo è il primo cerchio e quest'altro è l'altro cerchio. Quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Anche le tegole devono essere fissate. Per farlo useremo delle viti lunghe 3,5 cm e ne occorre uno soltanto per ogni tegola. Non mettete le più lunghe, altrimenti possiamo forare la protezione di mappelastic che abbiamo messo sotto. Le tettoie possono essere realizzate di varie lunghezze. Ovviamente se saranno lunghe è ovvio che dobbiamo installare più supporti sotto, questo è logico. Bene ragazzi, siamo quasi giunti al termine del lavoro. Per completare dobbiamo installare questa alzatina, eccola qua. Questa serve per non far entrare acqua dietro alle tegole. Questa alzatina di metallo verniciata è stata realizzata su misura per me direttamente dall'azienda che mi ha fornito il legno lamellare. Me la sono fatta fare perché in commercio si vendono molto più grandi e a me non piacevano. Questa in particolare l'ho pagata soltanto 5 euro. Come guarnizione di tenuta vi consiglio di mettere del silicone acrilico in questo punto.
Vi consiglio questo in quanto è verniciabile. Ecco. Una sola cartuccia costa soltanto 2 euro. Per rifinire bene il silicone applicato, vi consiglio di passare subito un pennellino bagnato. Ok, la zatina è stata installata e sigillata. Ora rimuovo la pellicola protettiva e vado a completare il lavoro andando a pitturare su questo silicone bianco. Quindi vado a proteggere il bordo di questa alzatina con della carta gommata. Poi vado a pitturare su questo silicone bianco con della pittura per esterno, ossia il quarzo acrilico. Bene signori, la tettoia è completata. Volendo potevamo installare anche una grondaia. Ho preferito non farlo perché questa tettoia è piccola e quindi c'è poca acqua da raccogliere. Ok, il progetto sembra ben riuscito. Sappiate che il costo di tutto il materiale per realizzare una tettoia larga 73 cm e lunga 132 cm è soltanto di 40 euro. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima. Vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!